Ciao e benvenuto. Una favola al giorno è il canale dove ascoltare favole e storie per tutte le età. Se ti piace questo canale, iscriviti e lascia un mi piace. Grazie. Il serpente Ouroboros. Magia nella torre di ferro. Della fortezza di Karse e dei rituali di mezzanotte di Re Gorice XII nell'antica camera per preparare un destino funesto per i signori di Demonland. Parte 3. Allora il re istruì Gro, ripetendogli i gesti che sarebbero stati necessari ed indicandogli le diverse pagine del libro di magia sulle quali erano scritte le parole che dovevano essere dette nei momenti opportuni e nella giusta sequenza. Ma il re non pronunciò ancora quelle parole, limitandosi a indicarle soltanto nel libro, perché chiunque le pronunciava inutilmente e in momenti non appropriati era perduto. Quando le storte di bicchieri coi loro svariati colli, tubi ed appendici furono messe ai loro posti e quando gli empi procedimenti di fissazione, congiunzione, deflagrazione, putrefazione e rubificazione furono prossimi alla conclusione e quando Antares, la stella funesta, venne a trovarsi in prossimità del culmine dell'astrolabio, cosa che indicava il prossimo avvento della mezzanotte, il re disegnò sul pavimento con la sua bacchetta magica tre pentacoli inclusi in una stella a sette punte, coi simboli del cancro e dello scorpione congiunti da certe rune. In mezzo alla stella eseguì un piccolo disegno di un granchio verde che divorava il sole e voltando la 73esima pagina del grande grimorio nero, il re recitò con voce possente delle parole dall'oscuro significato, invocando quel nome che è sacrilegio pronunciare. Dopo aver eseguito il primo incantesimo, tacque. Nella camera scese un silenzio mortale e nell'aria si avvertì un gelo invernale. Nel silenzio totale che li circondava, Gro sentì il re che emetteva e tirava il respiro, come uno che avesse remato per un lungo tratto. Poi il sangue riaffluì nel cuore di Gro e le mani e i piedi gli divennero gelati, mentre un sudore freddo gli spuntava sulla fronte. Ma nonostante ciò, egli mantenne saldo il suo coraggio e vigile la sua mente. Il re gli fece segno di spezzare l'estremità di una certa goccia di cristallo nero che stava sul tavolo. E quando l'estremità si staccò,
l'intera goccia si ridusse in frammenti, come una grossolana polvere nera. Gro, su indicazione del re, raccolse quella polvere e la versò nel grande alambicco, dove un fluido verde bolliva e spumeggiava sulla fiamma di una lampada. Allora il fluido divenne rosso come sangue. L'alambicco si riempì di un fumo color bronzo e scintille accecanti come il sole guizzarono e crepitarono. Subito dopo, dal collo dell'alambicco si distillò un bianco olio incombustibile, nel quale il re immerse la sua bacchetta, tracciando poi intorno alla stella a sette punte sul pavimento la figura del serpente Ouroboros che si mangia la coda. Scrisse poi la formula del granchio sotto il cerchio e pronunciò il suo secondo incantesimo. Quando ciò fu fatto, l'aria notturna parve ancora più pungente ed il silenzio della camera ancora più sepolcrale. La mano del re tremò come per un attacco di brividi mentre voltava le pagine di quel libro massiccio. I denti di Gro gli battevano per la paura, ma lui li strinse ed attese. Fu allora che attraverso ogni finestra giunse una luce nella stanza, come di cieli che impallidiscono all'alba. Eppure non fu esattamente così, perché l'alba non viene mai a mezzanotte e non da tutti e quattro i quadranti del cielo contemporaneamente, né con una luce che si accresce con tale rapidità o così spettrale. Le fiamme delle candele ardevano diafane, mentre il chiarore proveniente dall'esterno diventava più intenso. Era una pallida luce maligna, pregna di tristezza e corruzione, in cui le mani ed i volti di Re Gorish e del suo discepolo apparivano pallidi come la morte e le loro labbra nere come la buccia scura di un chicco d'uva cui era stata tolta la polpa. Il re gridò con voce terribile: «Il momento si avvicina!» e prese una fiala di cristallo contenente un decotto di gelatina di lupo e sangue di salamandra. Poi lasciò cadere sette gocce dall'alambicco nella fiala e versò quel liquido sul granchio disegnato sul pavimento. Gro si appoggiò alla parete, debole nel corpo, ma sorretto da una volontà indomita. Il freddo era così rigido che aveva le mani e i piedi intorpiditi, ed il liquido della fiala si congelò nel punto dove cadde. Eppure c'erano ancora delle gocce di sudore sulla fronte del re a causa dell'enorme sforzo che stava sostenendo. Nel bagliore irresistibile di quella luce che non proveniva dal cielo, egli stava rigido ed eretto, le mani strette e le braccia tese, e pronunciò le parole: «Luro, Vopo,
Vir, Voarcadumia. Non appena queste parole furono pronunciate, la luce vivida svanì, come se fosse stata spenta una lampada, e le tenebre di nuovo si chiusero intorno a loro. Non si udiva alcun suono, tranne l'ansito pesante del re, ma era come se la notte trattenesse il fiato in attesa di ciò che stava per arrivare. Le candele crepitarono e la loro fiamma divenne azzurra. Il re vacillò e si afferrò al tavolo con la mano sinistra. Poi pronunciò ancora una volta, con voce terribile, la parola Voarcadumia. Per la durata di 10 battiti di cuore, il silenzio rimase sospeso come un ghiepio librato nella notte in ascolto. Allora si udì uno schianto fra terra e cielo ed un bagliore accecante attraversò la camera come se fosse un fulmine. L'intera carse sussultò e la camera si riempì di un frullare d'ali come quelle di un uccello mostruoso. L'aria, che era gelida come d'inverno, divenne improvvisamente calda come il respiro di un vulcano, e Gro era prossimo a tossire per l'odore di fuliggine e di zolfo. Poi la camera ondeggiò come una nave sulla cresta di un'onda col vento contrario. Ma il re, sostenendosi al tavolo ed afferrandone l'orlo finché le vene sulla sua mano scarna non parvero sul punto di scoppiare, gridò con brevi respiri e con voce alterata: per queste figure disegnate, per questi incantesimi pronunciati, per l'unzione del lupo e della salamandra, per il segno non consacrato del cancro che ora si inclina verso il sole, e per il cuore ardente dello scorpione che divampa in quest'ora sul meridiano della notte, tu sei mio schiavo e mio strumento. Inchinati e servimi, verme dell'abisso. Altrimenti evocherò subito dalla notte antica intelligenze e dominazioni molto più potenti di te, ed esse serviranno i miei scopi e ti incateneranno con catene di fuoco inestinguibile e ti trascineranno di tormento in tormento attraverso gli abissi. Subito dopo il terremoto si fermò e rimase solo una vibrazione delle mura e del pavimento, il vento di quelle ali invisibili e l'odore intenso di fuliggine e di zolfo bruciato. Dall'aria tremolante di quella camera uscì una voce stranamente dolce che disse: dannato essere miserabile che turbi la nostra tranquillità, cosa vuoi? L'orrore di quella voce fece seccare la gola di Gro ed i capelli gli si rizzarono sulla testa. Il re tremò in tutte le membra come un cavallo spaventato, ma la sua voce era piatta e la sua espressione serena mentre diceva rauco: i miei nemici
sono salpati all'alba dalle isole Foliot. Voglio che tu ti avventi su di loro come un falcone che si invola dal mio polso. Li dono a te, fa di loro ciò che vuoi. Non mi importa come o dove, ma devi distruggerli ed eliminarli dalla faccia del mondo. Va. Però la resistenza del re si era ormai del tutto esaurita. Le ginocchia gli cedettero ed egli cadde come un uomo privo di sensi sulla sua enorme sedia. La stanza si riempì di un tumulto come di acqua che scorre e si udì una risata al di sopra di quel tumulto, simile alla risata delle anime condannate. Il re si rese conto di non aver pronunciato quella parola che avrebbe congedato il suo messo, ma si sentiva così debole e le sue energie si erano talmente esaurite durante il rituale degli incantesimi che la lingua gli era rimasta attaccata al palato e non riusciva a pronunciare la parola. Allora roteò orribilmente verso l'alto il bianco degli occhi, facendo cenno a Gro di avvicinarsi, mentre le sue dita tentavano debolmente di voltare le pesanti pagine del grimorio. Gro si precipitò vicino al tavolo e vi si appoggiò contro, perché adesso la grande fortezza di Garse era scossa di nuovo, come si scuote un bussolotto guidati. I lampi squarciavano il cielo, il tuono ruggiva senza posa, il rumore dell'acqua assordava le orecchie e quella risata ancora echeggiava al di sopra del tumulto. Gro seppe che al re stava accadendo proprio quello che era accaduto a Gorce VII nei tempi andati, quando le sue forze avevano ceduto e lo spettro lo aveva dilaniato, spargendo il suo sangue sulle pareti della camera. Ma Gro, anche in quella orribile tempesta di terrore, rammentò la 97ª pagina sulla quale il re gli aveva mostrato la parola di congedo. E allora strappò il libro alla debole stretta di Gorice e trovò la pagina. I suoi occhi erano appena riusciti a scorgere la parola quando un vortice di grandine e nevischio entrò nella camera. Le candele si spensero e i tavoli furono rovesciati. E nelle tenebre che si avventavano sotto lo schianto del tuono, Gro, cadendo con la testa in avanti, sentì degli artigli che gli afferravano la testa e il corpo. Gridò la parola Tripsarecopsem nell'agonia del panico, poi persi i sensi. Era mezzogiorno quando Lord Gro riprese i sensi in quella camera. L'intensa luce del sole primaverile si riversava attraverso la finestra meridionale, illuminando lo scempio di quella notte. I tavoli erano rovesciati e il pavimento era cosparso e spruzzato di costose essenze e di terre fuoriuscite da fiale, giare e cofanetti infranti. Si trattava di afroselmia,
oro conchiglia, oro zafferano, asem, allume, stripteria di melos, mescolata con mandragora, vinum ardens, cloruro d'ammonio, divorante acquareggia, piccole polle e sferette sparse di mercurio, velenosi decotti di funghi e di bacche di tasso, aconito stramonio, una pelle del leporo nero, quintessenze di sangue di drago e bile di serpente. E con questi, mescolati assieme e sciupati per sempre, degli elisir che molti veggenti avevano continuato a sognare fino alla morte. Lo spiritus mundi, quel solvente universale che dissolve qualsiasi sostanza vi viene immersa, e l'aurum potabile che, essendo esso stesso perfetto, induce la perfezione nelle forme viventi. E in quel guazzabuglio di tesori rovinati c'erano i grandi libri di magia scaraventati in mezzo a quella confusione distorte, alludelli di vetri, di piombo, d'argento, bagni a sabbia, matracci, spatole, adanor e altri innumerevoli strumenti di forme bizzarre, sparsi ed infranti sul pavimento della camera. La sedia del re era spinta contro la fornace e rannicchiato accanto al tavolo giaceva Gorice con la testa reclinata all'indietro e la barba nera puntata verso l'alto a rivelare il suo collo muscoloso ed irsuto. Grò lo esaminò da vicino. Vide che sembrava illeso, ma profondamente addormentato. E così, ben sapendo che il sonno è un rimedio efficace per ogni male, rimase a vegliare sul re, in silenzio, per tutto il giorno, fino all'ora di cena. Nonostante fosse dolorante ed affamato, quando finalmente si svegliò, il re si guardò intorno stupefatto. Credevo di essere giunto all'ultima tappa del viaggio di questa notte, disse. Qualcosa di veramente strano e terribile ha lasciato il suo segno nella mia camera. Signore, rispose Grò, sono stato duramente provato, ma ho ubbidito ai tuoi ordini. Il re rise come chi si sente tranquillo e alzandosi in piedi disse a Grò: prendi la corona di Witchland ed incoronami. Questo alto onore ti tocca, poiché io ti amo per ciò che hai fatto questa notte. Fuori, riuniti nella corte, c'erano i signori di Witchland, diretti alla grande sala dei banchetti per bere e mangiare. Il re, abbigliato nella sua veste di mago, li raggiunse, uscendo dalla porta inferiore del maschio. Le gemme della corona di ferro di Witchland scintillavano mirabilmente sopra l'ampia fronte, gli zigomi pronunciati e sul labbro fiero e sdegnoso del re, mentre stava là, immobile nella sua maestà, e Grò, con la guardia d'onore, era fermo nell'ombra della porta. Miei signori Corund, Corsus, Corinius e Gallandus, disse il re, e voi,
figli di Corsus e Corund, e voi altre streghe, ecco il vostro re, il dodicesimo Gorice, incoronato con questa corona di carce per essere il re di Witchland e Demonland. E tutti i paesi del mondo ed i loro governanti, tutti quelli sui quali il sole riversa i suoi raggi, mi dovranno obbedienza e mi chiameranno re e signore. Tutti acclamarono, rendendo lode al re ed inchinandosi davanti a lui. Non pensiate, disse il re, che i giuramenti fatti ai demoni da Gorice undicesimo, il cui ricordo sarà sempre glorioso, mi vincolino minimamente. Io non sarò mai in pace con quel Jas e con i suoi fratelli. Li considero tutti quanti miei nemici. E la notte scorsa ho evocato qualcuno che li trascinerà in acque deserte mentre navigano in direzione della montuosa Demonland. Signore, disse Corund, le tue parole sono come vino dentro di noi. Avevamo compreso che i sovrani della tenebre erano in marcia ieri notte, vedendo che l'intera Carse vacillava e le sue fondamenta si sollevavano e si abbassavano come il petto di una titanica creatura della terra che stia respirando. Quando furono entrati nella sala dei banchetti, il re disse: Gro siederà alla mia destra stanotte perché mi ha servito col sprezzo del pericolo. E quando i signori si accigliarono nell'udire quelle parole e mormorarono l'uno nell'orecchio dell'altro, il re aggiunse: chi fra di voi mi servirà e contribuirà alla crescita di Witchland, come ha fatto Gro ieri notte, riceverà da me il medesimo onore. Poi, rivolto a Gro, aggiunse: ti porterò a Goblinland in trionfo, tu che la lasciasti per andare in esilio. Caccerò Gaslark da quel trono e ti nominerò re a Zayezagulo, e tutta Goblinland sarà un mio feudo che tu governerai da sovrano assoluto.